Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea, cioè vale a dire di epoca moderna, siccome riguarda il 1800, tra il 1700 e il 1800, e io praticamente mi sono chiesto cos'è nata prima, la matita o la penna? L'ho fatto guardando questa penna qui, una penna Bic, che mi piace tanto perché nonostante sembra che l'inchiostro sia nullo, continua ancora a scrivere. Mi piace l'eternità di questa penna. Io continuo ad usarla finché non finisce proprio l'ultima goccia di inchiostro qui dentro. Altrimenti continuerò sempre a usarla. E nel caso la finisco, c'è anche un'altra penna, la penna blu, che è uguale, ossia la penna blu che la penna rossa, un po' come a scuola quando si usava la penna rossa, anche un'altra penna, ah, questa è penna rossa, un po' come a scuola quando si usava la penna rossa per scrivere i titoli e la penna blu per scrivere il testo. Ad un certo punto la penna rossa la usavano solo le insegnanti o gli insegnanti per correggere, e di solito usavamo la penna blu per facilitare la visione tra penna blu e penna rossa, la penna nera. Adesso vi sto parlando sempre del fatto cos'è nato prima, cos'è stato inventato prima, la matita o la penna. Metti caso che ai tempi dell'antichità, quando si è stata inventata la scrittura, che si è passata dalla preistoria alla storia, grazie all'invenzione della scrittura inventata dai popoli sumeri, che inizialmente scrivevano sulle tavole d'argilla, inizialmente soltanto per far di conto sulla merce comprata o anche sulla merce che loro coltivavano o sugli animali che loro allevavano, che scrivevano tutto con una cannuccia fatta di canna di giunco. Scrivevano, incidevano su questa tavoletta d'argilla la cosiddetta scrittura cuneiforme. Poi si è passato dall'usare questa cannuccia di giunco e la tavoletta d'argilla solo per far di conto, poi si è usato a scrivere testi sacri, che sia l'epopea di Gilgamesh o altri testi sacri di cui facevano uso i sumeri e i babilonesi. Gli antichi Egitti si scrivevano i geroglifici sui papiri, sempre con delle cannucce, delle canne di giunco marittimo, che poi non era marittimo, raccoglievano un giunco, una canna di giunco dal fiume Nilo, e con quello usavano una miscela per fare un inchiostro, scrivendo proprio sulle carte di papiro. Anche se poi la carta vera e propria è stata inventata in Cina, sempre nell'epoca avanti Cristo. All'epoca si usava così, si incideva sull'argilla, sul legno, anche sui muri si incideva, però si scriveva anche come gli egizi e come i cinesi, che scrivevano su carta usando delle canne di giunco come penna. Quindi vale a dire che è stata creata prima la penna. Però attenzione, non è finito qui il video, perché poi hanno continuato nel corso degli anni a usare questa canna di giunco per scrivere, che poi era stata sostituita dalla penna d'oca, che poi si staccava dalle ali dell'oca, di cui si intingeva nel calamaio e si scriveva su carta i cosiddetti manoscritti, che poi neanche
quando è stata scoperta quando è stata creata la stampa. Non mi viene il nome di quel monaco che inventò la stampa, un tedesco. Neanche allora si è stata sostituita la penna, la famosa penna in piuma d'oca. Per questo motivo, questa qui, ma anche questa qui, viene chiamata penna perché ricorda la piuma d'oca, ricorda quando si scriveva con la penna dell'oca intingendo nel calamaio. Subito dopo è stata sostituita vediamo qua, nel 1564 a Borrodaile, un anonimo, un ignoto genio scoprì la grafene, la Black Lead come veniva chiamata, piombo nero, che poi questa grafene hanno usato a scriverlo, si chiama grafene proprio da scrittura, dal greco grafen, che significa scrittura. Hanno scoperto un nuovo modo per scrivere. Con la grafene si poteva cancellare, a differenza della penna, che una volta scritto con la penna non si può più cancellare niente. Se invece scrivi a matita si può cancellare. Per questo motivo io mi sto facendo tante domande, quale sia migliore, la penna o la matita? La matita, perché con la matita puoi cancellare. Nel caso sbagli, cancelli e rifai. Per questo motivo io considero la matita migliore della penna, perché una volta sbagliato con la penna devi cancellare. E fa una cosa brutta, esce qualcosa di obbrobrioso. Dovresti strappare il foglio e rifare tutto da capo. Invece, facendo con la matita, cancelli e non hai bisogno di strappare il foglio per prendere un altro foglio e rifare tutto da capo. Così come nelle famose macchine da scrivere, che una volta sbagliato, dovevi ricominciare tutto da capo. Poi, grazie a Dio, sono stati costruiti, inventati computer che puoi cancellare e riscrivere senza utilizzare un altro foglio. Così io, mentre disegno, perché io sto su Instagram, scrivetemi nel canale Gran Mitico e mi raccomando, anche se sono 10.000 gli iscritti su Instagram, non dico che ne vorrei di più, ma almeno siate più presenti. Mettete tutti i mi piace a raffica, tutti i mi piace ai disegni che faccio io, ai ritratti che faccio io. Fatemi aumentare, così potrò anche guadagnare su questo social bellissimo. E mi raccomando, aumentate anche le visualizzazioni su questo canale, su YouTube, così verrò pagato anche qui, anche su YouTube, che c'è. La monetizzazione arriverà quando avrò tante visual. Sono a sufficienza gli iscritti. Gli iscritti sono a sufficienza, poco più di 2.000, però se ho più visualizzazioni, tipo 4.000 visualizzazioni come minimo, mi daranno la monetizzazione. Abbiamo già detto che un ignoto genio del Borrodaile, nel 1564, aveva scoperto questo minerale e aveva capito che era facile scrivere e potevano anche cancellare, che poi le matite vengono chiamate anche lapis. Io non sapevo che la matita veniva chiamata anche lapis. Pensavo che fosse una marca, lapis aematites, che poi sarebbe l'ematite, che è un minerale. Questo minerale qua, che vedete qui nell'immagine, che serve per scrivere e disegnare, qualcosa di perfetto. Il 10 settembre 1795, Nicolas Jacques Conté inventò la matita, cioè lui con la mina, quest'uomo,
il grafene, lo ha unito con l'argilla, ha fatto una mina, quella parte all'interno della matita, e lo ha pressato all'interno del legno, legno di cedro. Di solito sono fatti legno di cedro. La parte esterna della matita è legno di cedro, a volte anche legno di pioppo e certe volte anche legno di frassino. Così sono fatte la parte legnosa della matita, la parte esterna della matita. Sappiamo che è di legno, ma sappiate che è legno di frassino, di pioppo o anche di quello che ho detto prima. Nicolas Jacques Conté, francese, ha inventato per la prima volta la matita per scrivere e disegnare. Mi stavo chiedendo anche, mentre stavo guardando la penna, io mi faccio tanti pensieri, mi chiedevo come facevano a disegnare le mappe, se poi sbagliavano, come facevano, e mi è venuto in mente, per questo mi era venuto in mente che la matita forse era stata inventata prima della penna, anche se poi nel 1565 e nel 1795 hanno inventato la matita. Così, nel caso sbagliassero a fare qualcosa, potevano pur sempre cancellare con la gomma e rifare. Dove avevano sbagliato, quell'errore potevano cancellarlo e ripartire da dove avevano sbagliato senza dover strappare il foglio e rifare tutto da capo. Quindi, per questo motivo, io amo di più la matita della penna. Andiamo avanti. Nel 1812 ci sono state le prime matite, quelle che conosciamo noi, prodotte in Europa, in Francia, e portate poi spedite negli Stati Uniti. William Monroe, un ebanista di Concord, in Massachusetts, aveva creato queste matite come conosciamo adesso, anche se poi c'è stato un altro scopritore, Joseph Nixon, il 2 aprile del 1827 a Salem, sempre in Massachusetts, aveva creato le matite come le conosciamo adesso. Il padre, che era un navigatore e commerciante, aveva preso della grafite e lui l'aveva unite, impastate con l'argilla, assottigliate, pressate, rinchiuse all'interno di un bastoncino di legno, come conosciamo adesso. Di solito può essere o cilindrico oppure a prisma esagonale, prisma a base esagonale, la matita che aveva fatto nel E aveva fatto Joseph D. Nix Dixon. Joseph Dixon ha fatto la matita come la conosciamo adesso. Nel 1787 veniva chiamata grafen, che significa scrivere. Grafen dal greco significa scrivere. Joseph Dixon, sempre nel 1827, aveva fondato una. Quando non ancora aveva 30 anni, aveva fondato un'azienda. Lui era un imprenditore, la Joseph Dixon Crucible Company nel New Jersey, unito con la Bryn Mawr Corporation della Pennsylvania, dove lì fabbricarono le prime matite come adesso conosciamo e spedite in tutto il mondo. Non finisce qua, 1565, andando un po' indietro nel tempo, la prima matita con la scoperta delle prime miniere di grafite a Cumberland, in Gran Bretagna. Nel 1565 a Cumberland vennero scoperte le prime miniere di grafite e capirono
che con queste potevano disegnare e scrivere, ed era molto meglio di una penna, che una volta che sbagli sei costretto a cancellare e scrivere a fianco. Oppure metti caso che uno disegna con la penna, in caso sbaglia è costretto a strappare il foglio per rifarlo, quindi la matita è migliore. Ora andiamo a vedere altre cose riguardanti 1812, le prime matite prodotte in Europa e spedite negli USA, l'abbiamo già detto, da William Monroe, ebanista di Concord, Massachusetts. Nel XVI secolo usavano ancora le penne d'oca, la matita non ha sostituito la penna d'oca, poi era stata sostituita invece dalle penne con stilografiche con il calamaio da Joseph Biro. Joseph Biro aveva inventato le penne a Biro, cioè le penne a sfera, le famose penne a sfera che ancora oggi conosciamo, tipo questa qui è una penna a sfera economica. Poi ci sono anche le penne a sfere più costose, però siccome servono a scrivere, meglio una penna a sfera economica e dura anche molto di più. Nonostante è quasi finito l'inchiostro, continua ancora a scrivere, da che poi è un italiano di nome Bic. Anche se il nome sembra straniero, però è nato in Piemonte, a Torino, creò la Bic come fabbrica delle penne, le famose penne Bic. Vedete, da Biro, da Bic. Un giornalista ungherese, Laszlo Joseph Biro, ha inventato la penna come la conosciamo adesso, la penna a sfera, la penna Molière, veniva chiamata anche così. Nel XIX secolo ci furono le moderne penne stilografiche da Louis Waterman, che poi è stata sostituita dalla più pratica penna a sfera, quella di Biro, Laszlo Joseph Biro, giornalista ungherese che creò queste penne qua, che la punta c'è una piccola sfera. Si dice che Biro, mentre guardava un gruppo di bambini giocare a palla, mentre la palla ha superato una pozzanghera, aveva visto la scorrevolezza di questa palla che rotolava, lasciando una scia d'acqua, e da lì gli venne in mente di costruire le penne a sfera, le pratiche penne a sfera, che non perdi tempo a scrivere, ma si è veloci, si scrive con più scioglievolezza. Per questo motivo la penna a sfera è migliore delle antiche penne con il calamaio che dovevi intingere, asciugare e scrivere finché finiva, poi di nuovo intingere, asciugare. Più pratica la penna a sfera, le penne moderne, che poi sono anche durature, in plastica, quindi economica, con una cannuccia che poi potevi anche, finché finisce l'inchiostro, poi te ne compri un'altra. Le penne stilografiche più costose, una volta che finisce l'inchiostro, fai il riempimento, lo ricarichi e usi sempre la stessa penna. Le famose penne che si regalano ai laureati. Bene, amici, con questo è tutto. Poi non dimentichiamo anche degli italiani. Simonio e l'indiana Bernacotti, che hanno inventato la matita fatta con un bastoncino cilindrico di legno oppure esagonale,
con dentro una mina. Quindi anche gli italiani entrano in merito alla costruzione della matita vera e propria, questa qui. Ci sono vari tipi di matite. Io uso una matita con il bollino blu per fare gli schizzi e poi ricalco il disegno con una matita con la punta nera. Dov'è? Eccola qui. La matita con la punta nera, con il cappelletto nero, lo uso per ricalcare il disegno dopo aver fatto lo schizzo e poi lo ricalco con gli inchiostri di china, che poi escono quei disegni bellissimi. Eccolo qua, inchiostro di china, c'è lo 05, lo 08 per il disegno vero e proprio, lo 05 per i disegni un po' più sottili e i dettagli con lo 0,05 oppure con lo 02. Di solito uso lo 02 per i dettagli e lo 08 per i disegni veri e propri. Bene amici, prendete tutto quello che vi ho detto a fare editoria o favola moderna, anche se questa è la realtà che vi ho detto, la realtà è più soddisfacente di mille bugie. Bene amici, con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.